Martedì 21 e mercoledì 22 giugno Livigno ha ospitato la terza e quarta tappa del Tour Transalp 2022, la competizione ciclistica giunta alla 18ª edizione. Nella prima delle due giornate gli atleti hanno percorso da Bormio la statale 301 del Foscagno, transitando per il Passo Eira fino ad arrivare in Piazza Placheda a Livigno. Primo al traguardo Piero Lorenzini, affiancato da Kenny Nissen, che si è aggiudicato la maglia da leader. Esattamente come nella tappa di ieri, oggi nella prova individuale avete tagliato il traguardo insieme. Ci siamo dati una mano sul Foscagno, tutti e tre, con anche l'altro ragazzo. Poi dopo sul Passo Eira, lui ha fatto il ritmo, io avevo un attimo allungato in discesa e così siamo andati via assieme. Tedesca, la prima donna a tagliare il traguardo della Bormio Livigno. Oggi ho cercato di dosare molto bene le mie forze perché i prossimi 3 giorni saranno veramente duri. Un'esperienza incredibile che sto vivendo perché non l'ho mai fatta e devo dire che mi piace, mi sto divertendo. Soddisfatti anche gli organizzatori. Con noi oggi Loris Tagliapietra, responsabile di tutti i percorsi del Tour Transalp, che oggi ci spiegherà come li ha scelti. Allora, scelti siamo in due, io e il mio collega Mark Schneider, tedesco, e siamo la nostra una cooperazione italiana-tedesca, e in base alle serie di tappa che ci vengono fornite, noi scegliamo i percorsi che possono essere più o meno affascinanti per i concorrenti, per chi la vuole pedalare. Per noi magari sono facili da fare, per loro sono più difficili, però cerchiamo di avere dei percorsi alternati, magari un giorno con tanti chilometri e tanto dislivello, il giorno dopo una tappa più dolce dove possono riposare, per poterli far arrivare ad Arco, sul Garda, tutti assieme e tutti felici.